svegliatevi mio cuore, svegliatevi arte eccetera, voglio svegliare l'aurora, e che un chiamare le creature a lodare il Signore, a benedire il Signore, cioè entrare in sintonia con tutte le creature, perché insieme con loro noi possiamo lodare il Signore e abbandonare le nostre situazioni, abbandonare le nostre case e venire tutti insieme a lodare e benedire il Signore. Voi siete venuti, fratelli e sorelle, dalle vostre case, avete lasciato le vostre occupazioni e siete qui per lodare il Signore e benedirlo. Tutto questo è bello. E perché siete venuti qui? Per ricevere o per dare? Tanti pensano di poter ricevere qui, ricevere aiuto, ricevere gioia, ricevere un bene o materiale o spirituale, ma non è questo l'atteggiamento migliore in una preghiera di lode. L'atteggiamento unico è quello di dare. Si viene qui per dare, non per ricevere. Ed è dando che si riceve, e donando tutto che si ritorna a casa pieni. Ci sono quelli i quali dicono: ma qui io non ricevo più niente, che vengo a fare? Qui si viene per dare, non per ricevere. Questo è il momento di dare al Signore. Che cosa? Dare al Signore la lode del nostro cuore, dare il nostro affetto al Signore, dare la nostra attenzione anche al fratello, alla sorella che ci sta accanto. Dare, dare, dare. E si realizza così la parola della Scrittura: è meglio dare che ricevere, meglio dare che ricevere. Questa sera diamo lode al Signore. Vi attende questa lode, perché ci ha creati per lodarlo, e che noi perdiamo tempo per tante altre cose. Perdiamo tempo nelle cose nostre, siamo presi dalle cose nostre, mentre questo è il momento di dimenticare noi. Dimentica la casa di tuo padre e di tua madre. A re piace la tua bellezza, è detto nel Salmo. Venite, uscite, incontro a Cristo Signore, e scordarci di noi per un'ora, due ore, scordarci delle nostre case, dei nostri problemi, di ciò che ci appesantisce, e venire qui davanti al Signore, preoccupato unicamente di questo, di lodarlo, di benedirlo, di unirci agli altri nella lode. Tutte le altre cose non contano. A noi sembra che sia qualche cosa di superfluo, comunque, che noi diamo a Dio, quasi un optional che diamo al Signore. Non è così. Dare lodi a Dio e dare ciò che a Dio appartiene, ed è raggiungere lo scopo della nostra vita e essere quelli che dobbiamo essere. E mancare alla lode è mancare a Dio e a noi stessi, e frodare noi stessi, perché Dio ti ha creato
per conoscere Lui, per amarlo, per servirlo, per lodarlo. Egli ci ha creati in Cristo Gesù, prima della costituzione del mondo, per essere santi e immacolati davanti a Lui ed essere lode della Sua gloria. E allora che noi raggiungiamo il nostro vero fine e mettiamo la nostra vera posizione, ci mettiamo nella posizione giusta, pros ton theon, dice il testo greco del prologo, e il Verbo era presso Dio, cioè il Verbo era rivolto a Dio, e nel Verbo noi siamo rivolti a Dio per essere lode della Sua gloria. Per questo siamo nel mondo, e per questo il Verbo di Dio incarnato ci ha presi in sé, per metterci nella Sua stessa posizione, verso Dio, pros ton theon. Questa è la vera posizione dell'uomo. Tutte le altre posizioni sono sbagliate, sono oblique, e non ci fanno raggiungere il nostro vero fine, perché per questo noi siamo stati creati, per lodare, per essere lodi a Dio. Con tutte le creature lodano continuamente Dio. Gli astri che vorticano gridano la gloria di Dio, gli uccelli che cantano gridano la gloria di Dio, le piante che si ergono in alto gridano la gloria di Dio, tendono in alto al cielo. Noi uomini facciamo le beghe tra di noi, ci dirottiamo in altra situazione, o ci chiudiamo dentro di noi, o ci mettiamo contro gli altri, contro questo, contro quello. Cambiamo posizione, abbiamo sbagliato tiro. L'unico tiro vero, quello giusto, quello che mira all'obiettivo e in alto alla lode a Dio. Per cui questo momento è il momento del tiro giusto, della posizione giusta, quelle che dobbiamo prendere e quelle in cui dobbiamo perseverare. Sarà la posizione eterna, essere lode e gloria di Dio. Per cui quando veniamo qui, astraiamoci dalle cose nostre. Noi non esistiamo. Noi siamo voce del Verbo. Voce del Verbo. Il Verbo è qui. E noi siamo tante voci, le voci del Verbo. Che significano quello che significa il Verbo. E tutti cantiamo nel Verbo a colui che è Dio, il Dio unico, vero, solo, come il Verbo è sempre pros ton theon, come il Verbo si incarna e prende tutte le creature in sé, umane, e prende in certo qual modo tutto il cosmo in sé e lo rivolta verso Dio. Così noi nel Verbo incarnato dobbiamo prendere la nostra vera posizione e cantare in Lui. Noi siamo voci di Lui, e Lui che risuona dalla nostra bocca deve risuonare nella nostra bocca e cantare al Padre l'amore. Ed è così che l'amore che discese in questo mondo ritorna al Padre, alla sorgente da cui è venuto. Per questo siamo qui. E allora dimentichiamoci, fratelli e sorelle, delle nostre cose. Dimentica tua madre di famiglia, i tuoi figli, i tuoi problemi, tuo marito, tua ragazza, dimentica in questo momento
il tuo giovane, la tua fidanzata, il tuo fidanzato, tu acciaccato, tu vecchio, dimentichi un po' i tuoi acciacchi, i tuoi problemi di salute, tu che sei presa dei problemi della vita, economici, morali, dimentica per un momento tutto e prendi la tua vera posizione, quella vera, quella che tu dovresti sempre prendere e quella che sarà eterna, lodare Dio, benedire Dio, dare a Dio lode, gloria, onore e benedizione. Date a Cesare quel che è di Cesare, ma date a Dio quello che è di Dio. Tutto il bene che noi abbiamo, tutto il bene che noi siamo, deve ritornare a Dio. Tutto deve ritornare alla sorgente, al principio da cui tutto è venuto. E siamo qui per questo, fratelli e sorelle. E allora un cuor solo, un'anima sola, lodiamo il Signore. Tutto il resto non conta, tutto il resto non conta. Dio stesso ci darà modo di lodarlo e di benedirlo. Se noi non pensiamo più a noi e alle cose nostre, non pensiamo agli altri, ai torti ricevuti, non pensiamo a niente, pensiamo a Lui, Dio stesso ci verrà incontro. Come ci verrà incontro? Mettendoci la parola dentro. E qual è la parola? La parola è il Verbo di Dio. È il Verbo di Dio che si comunica a noi che siamo le voci. A noi che siamo come il suono dei tasti di un pianoforte. Pianoforte uno, ed è il Verbo di Dio. I tasti siamo noi, ed è lo Spirito che suona. Ognuno con la sua voce. Gli viene data gloria a Dio. Dimentichiamo tutto e tutto. E intoniamo questo canto di gioia, questa lode al Signore. Mentre noi cantiamo, Dio gradirà il nostro canto, ci purificherà, ci risanerà. Ma questa è opera di Dio, l'opera nostra è lodarlo e benedirlo. Fatto un cuor solo e un'anima sola, e docili alla mano dello Spirito che toccherà i nostri tasti. Amen. Ecco, ringraziamo il Signore. Il Signore ci fa toccare con mano le sue grazie, la sua presenza in mezzo a noi, e che noi dimentichiamo Lui e pensiamo a noi. Au! Non pensiamo a noi, pensiamo a Lui. Se noi pensiamo a Lui, Lui penserà a noi, ma se noi pensiamo a noi, Lui non ci pensa. Va bene? No, se noi pensiamo a noi, alle nostre cose, resteremo noi, ci vuoi pensare tu, pensaci tu per te. Allora, pensiamo a Lui, lodiamolo, e Lui penserà a noi, quando vuole e come vuole, e allora riprendiamo la lode, il ritmo di lode, lodiamo e benediciamo Dio. Canto 259. Sono belle le tue tende, o Giacobbe, le tue dimore, o Israele. Sono come torrenti che si diramano, come giardini lungo un fiume, come aloe che il Signore ha piantati, come cedri lungo le acque. Chi ti benedice sia benedetto, e chi ti maledice sia maledetto. Signore, tu ci dici che sono benedette le tende di Giacobbe, sono le tue tende, o Signore, le tende di Israele. Tu hai piantato queste tende, sono le tue tende. Guai chi tocca queste tende. Sono le tende del Signore. Sarà benedetto chi benedice queste tende. Incorrerà nell'ira di Dio chi maledice
o parla male di queste tende, perché sono le tende del Signore. Il Signore è qui in mezzo a noi. Queste tende sono di Dio, l'ha piantate Dio, non le abbiamo piantate noi. Sarà il Signore a governarle, anche quando l'uragano si abbatte, anche quando il vento veloce divelle i pali di sostegno, sarà il Signore a riparare le tende, perché sono sempre belle le tende di Giacobbe, le tende di Israele, sono sempre benedette da Dio. Fratelli e sorelle, noi che abitiamo sotto queste tende benediciamo il Signore, glodiamo e benediciamo Dio. Se Dio permette che le tende siano investite dal vento e dall'uragano, attendiamo anche da Dio che ci sia il rialzamento delle tende. Ma guai a chi dice male di queste tende, perché sono le tende del Signore. Beato chi benedice queste tende e fa le bene di queste tende, perché il Signore lo benedirà. Alleluia.